Ideatore della medicina antroposofica fu il filosofo austriaco Rudolf Steiner alla fine del XIX secolo. Rappresenta un ampliamento della medicina tradizionale, per cui viene integrata nei sistemi sanitari pubblici. La medicina antroposofica stabilisce la tripartizione dell'uomo in tre sfere, neurosensoriale, ritmica e del ricambio. Lo squilibrio di queste possono portare all'insorgere di malattie. In Italia esistono diversi ambulatori e centri terapeutici in cui esercitano medici antroposofi aderenti alla Società Italiana di Medicina Antroposofica. L'approccio prevede inizialmente una diagnosi tradizionale partendo dai sintomi, ma guardando anche agli elementi psicologici, mentali e spirituali del paziente e sviluppando così la sua capacità di autoguarigione. La medicina antroposofica è rivolta a pazienti soggetti a malattie degli organi interni, del sistema locomotore e disturbi della vista, dell'udito e del linguaggio. Rivolgersi a questa medicina significa farsi assistere umanamente nel percorso di malattie particolarmente lunghe oppure con la presenza di pazienti malati in casa. La medicina antroposofica si può adattare e curare, integrandosi, vari stati patologici, soprattutto in pazienti che riferiscono un maggior bisogno di ascolto rispetto ai dati sulla sua evoluzione psichica e biologica. Medicina antroposofica e sintomi. Questa sintomatologia può essere presente soprattutto quando ci sono in corso malattie a lungo decorso. Stai cercando il medico antroposofico specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.